Ma io penso che siamo a un punto, adesso mi pare che siamo molto vicini col contributo di tutti a chiudere nelle prossime settimane, finite le scadenze elettorali, un buon accordo con soddisfazione di tutti. Io esco tra l'altro, se posso dire, confortato da questa discussione, da questa mattinata, perché ritrovo nel documento molte delle cose che sono state dette ed è evidente che anche l'azione di Mettiamoci in Gioco ha contribuito concretamente sulle proposte a integrare, migliorare, rafforzare il documento che si sta defilando e che si sta promuovendo. Dirò poi nel merito. L'altra cosa che voglio sottolineare è che comunque stiamo facendo una discussione oggettivamente in un clima politico diverso nei confronti. La cosa che diceva prima Dotti è una cosa vera, cioè noi il terremoto dell'Aquila ha segnato l'iniziativa delle VLT e del investire sulle entrate del gioco d'azzardo per finanziare la ricostruzione. Oggi stiamo ragionando, e credo che domani sarà approvato, su un emendamento che dice no, nei luoghi del terremoto non si fa una moratoria rispetto alle ABB, alle sale giochi, perché laddove più c'è difficoltà è evidente che più c'è anche il rischio che venga alimentato il gioco d'azzardo. Questo per dire che il clima è questo qui, è cambiato. Voi sapete bene qual è il nodo della conferenza Stato-Regioni. Io da tempo sostengo e mi sono attivato anche in questo senso che ci sia bisogno su tutta questa materia di una legge complessiva di riordino per dare certezze a tutti. Certezza rispetto agli obiettivi, certezza agli enti locali, certezza anche agli operatori, perché poi ci sono, come diceva prima da Fioroni, ci sono anche operatori, ci sono anche lavoratori che hanno bisogno di sapere qual è la loro prospettiva, senza assolutamente far venir meno gli obiettivi, che sono quelli di ridurre l'offerta e ridurre la domanda di gioco. Credo che dobbiamo sapere che non si può procedere a spot, e la conferenza Stato-Regioni rischia di diventare, spero diventi il modo, un passaggio importante verso un riordino complessivo. Se si chiuderà come io penso si chiuderà, si arriverà in tempi brevi a un decreto che ne assumerà i contenuti, e su quel decreto si introdurranno alcune cose che qui ho sentito e che dirò dopo, che non fanno parte in maniera puntuale dell'accordo, dell'agenda dell'accordo Stato-Regioni, io penso si possa fare questo lavoro. Ho detto prima, l'obiettivo è ridurre l'offerta e ridurre la domanda, ed è evidente che dentro tutto questo c'è una riflessione che la politica e il governo stanno facendo, cioè noi sappiamo che da oggi in prospettiva dobbiamo rinunciare a entrate significative come quelle. E questo è un tema che è assunto dentro tutto il ragionamento. Velocemente, noi abbiamo fatto con la scorsa legge di stabilità un primo passaggio dicendo riduzione del 30% delle AVP dai locali, no, 30% delle AVP entro il dicembre del 2019. L'abbiamo detto introducendo la necessità di sostituire le attuali AVP con le AVP con accesso remoto per poter avere quei dati e anche quel controllo maggiore che oggi spesso non si riesce ad avere, perché uno degli strumenti con cui hanno lavorato anche la criminalità organizzata e il malaffare è stato quello di taroccare le schede delle AVP, e una serie di altri interventi.
Oggi si fa un ulteriore passo avanti dentro all'ipotesi della conferenza Stato-Regioni e si dice da subito ridurre del 33% rispetto alle attuali. Resta il 30%, ma siccome viene calcolato sul 31 luglio del 2016 e successivamente sono state attivate altre macchinette, oggi vengono eliminate, siccome il dato comunque è quello che bisogna arrivare a 264.000 erotti, la riduzione reale del 33%, cioè si passa da 397.000 AVP a 264.000, facendo una scelta, la scelta di togliere le AVP da subito da tutti i locali generalisti secondari, gli alberghi e una serie di altri locali di questo tipo, e poi passare, e le priorità sono questo e i bar e i tabaccai. Quindi l'ipotesi è dal 31 dicembre del 2017 si chiudono 132.000 AVP e si chiudono il 35% dei punti gioco a partire dai locali generalisti secondari e dai bar e dai tabaccai. Lo stesso accordo prevede subito successivamente di lavorare per l'eliminazione dai bar e dai tabaccai delle AVP, portando i punti AVP da 90.000 a 16.000 e portando le case gioco, non c'è nessuna moltiplicazione, le case da gioco, qualunque cosa sia, sale bingo, sale VLT, negozi in cui la funzione principale è quella del gioco, quindi le sale scommesse, eccetera, eccetera, da 29.000 a 18.000. Questa è l'ipotesi su cui si sta costruendo la diminuzione dell'offerta quantitativa del gioco, che mi pare significativa, con scelte molto radicali, nel senso che dire che è evidente che uno dei salti di qualità che c'è stato col gioco d'azzardo e con la permeabilità delle persone è legato alla presenza di delle AVP nei luoghi pubblici, nei bar, nei tabaccai. Dire che si chiude questa esperienza, io credo che sia un fatto positivo. Quindi si va in questa direzione, si stabiliscono tappe chiare in questa direzione e poi si apre un ragionamento sulla qualità del gioco e dell'offerta di gioco. Qui io oggi ho sentito molte cose che sono contenute nel documento, per esempio tutto il ragionamento di Iori su le nuove slot, le garanzie che si chiede per le nuove slot, si ritrova assolutamente nel documento, nel senso che oltre all'accesso remoto, che ha quelle caratteristiche che dicevo prima, è previsto che si possano usare solo monete e quindi né banconote né nessun tipo di carta elettronica, e mi pare che ci siano anche tutte le altre, c'è esplicitamente la necessità di esporre dopo un certo tempo il messaggio stai giocando da, insomma, le cose che diceva Iori ci sono tutte dentro e su questo io credo si possa anche lavorare in futuro, sapendo che sul tema delle tecnologie per ridurre i rischi delle patologie si può fare molto. Molto è stato detto qui, si possono ridurre attraverso strumenti identificativi del giocatore, si possono ridurre i
i soldi che uno può giocare, si possono ridurre le vincite che uno può rigiocare, si possono stabilire tetti, così come succede nei siti più seri dell'online, di autoregolamentazione del giocatore. Una serie di cose che ho sentito diventano norme su cui si lavora anche per gli avuti. Sulle VLT c'è un ragionamento unico contenuto nel, ma anche qui secondo me si può ragionare ulteriormente, c'è un ragionamento unico che dice che non ci possono essere giocate superiori ai 200 euro, anche questo si può abbassare, però oggi sono 500 euro, e sempre dentro questo ragionamento sulla qualità si dice, definiamo due categorie di sale giochi, quindi sale qui c'è prevalenza di gioco, sale che stiamo sempre parlando di quelle 18.000 che restano, sale in cui ci sono una serie di criteri che danno garanzie forti rispetto ai minori, rispetto al fatto che ci sia personale formato in grado di affrontare i temi delle persone più in difficoltà, che danno garanzie rispetto all'evitare insegne che siano troppo propedeutiche a rafforzare la voglia di giocare, e una serie di altri interventi. Adesso poi anche su questo io penso si possa ancora lavorare, e lavorare molto, però questa è la distinzione: chi rispetta alcune caratteristiche, alcuni criteri a tutela della salute, attivando anche forme di tutela della salute dentro, gli viene riconosciuta una categoria, agli altri restano di un'altra categoria. Anche qui si alza il livello dei controlli, si stabiliscono una serie di normative, però si rientra in un'altra normativa. Ora, dentro questo quadro, il documento dice esplicitamente che dentro questo quadro si confermano le ordinanze sulle distanze che i comuni hanno attivato e hanno deciso, ovviamente per tutti i punti gioco diversi dalla categoria A, e si dice che rispetto agli orari occorre che insieme alla conferenza Stato-Regioni si definiscano criteri omogenei, definendo in sostanza dei minimi, non meno di 10 ore per le AVP e non meno di 14 ore di apertura per le sale giochi, e poi che ci sia una distribuzione territoriale omogenea senza che ci siano concentrazioni, come viene detto, come è stato detto prima anche dalla Fioroni, che determinano una dimensione preoccupante anche di interazione con altri fenomeni degenerativi. Ora, a me pare che questo sia un dato di un intervento molto pesante sull'assetto attuale, sull'offerta attuale, nel senso che ridurre di oltre 10.000 i luoghi dedicati al gioco e di ridurre di 82.000 i punti gioco nei locali secondari, generalisti secondari o nei bar e tabaccai, mi pare un obiettivo utile e ambizioso. Tutto si può ancora ridiscutere, tutto si può ancora migliorare, però mi pare che siamo a un buon punto, che almeno per la conferenza Stato-Regioni dà garanzie anche a tutto ciò che le regioni hanno chiesto, tra cui, aggiungo, nel documento c'è un ragionamento sul monitoraggio che obbliga
l'AMS e la SOGEI a fare il monitoraggio e a comunicarlo alla conferenza Stato-Regione, di modo che ci sia quel controllo sui numeri che prima veniva chiesto. C'è un intervento ulteriore rispetto a quello su cui io penso dovremmo ridiscutere della scorsa legge di stabilità, sulla pubblicità, perché io sono abbastanza d'accordo sul fatto che sulla pubblicità non ci siamo. Adesso non entro nel merito della possibilità di condizionamento che c'è con la pubblicità dei mezzi di informazione, che sicuramente è una cosa vera, però è evidente che la proibizione della pubblicità, così come l'abbiamo fatta, limitandola alle reti generaliste, io da tempo, dall'inizio, dico che forse la prima cosa da fare era quella di eliminarla in tutte le trasmissioni generaliste non sportive, perché è evidente che c'è un uso della pubblicità che è immediatamente connesso al gioco. Se guardiamo le scommesse, come viene giocata la carta delle scommesse, sia sulle generaliste dopo le 10:30, durante gli eventi sportivi in generale e su tutte le specializzate, è un problema serio e va rivisto. Però a oggi dentro il documento c'è scritto chiedere alla Comunità Europea rimettere mano a un regolamento complessivo. Si ragiona finalmente sulla tassazione del margine dappertutto. Questo è importante, perché io credo che la tassazione sul margine e non sulla quantità del giocato sia una cosa che anche questa in qualche modo cambia un po' la prospettiva anche per chi propone il gioco. Poi c'è tutto un ragionamento sulla lotta all'illegalità, che qui non c'è, che non è raccolto nel documento, se non dicendo che si danno ruoli alle forze ai vigili urbani rispetto al controllo, che ovviamente, avendo noi in Commissione Antimafia abbiamo costruito un documento che su questo avanza una serie di proposte, nel momento in cui ci fosse il decreto che recepisce l'accordo Stato-Regioni potremmo aggiungere anche questo. Mi pare che questo a grandi linee, con tutte le possibilità ancora di modifiche, il punto a cui si è arrivati. Ripeto, a me pare un buon punto che raccoglie anche molti dei contributi che ho sentito qui oggi. Grazie, credo che possiamo concludere una mattinata virtuosa. Abbiamo preso in